Ad Alamut c'è il cuore pulsante della vita sulla Terra. La clessidra degli dei. Gli dei un giorno guardarono l'essere umano e non videro che avidità e tradimento. E inviarono una tempesta di sabbia a distruggere tutto, per spazzare la faccia della Terra. Ma una bambina supplicò gli dei di dare all'umanità un'altra possibilità, offrendo in cambio la sua vita. Davanti a quella purezza di spirito, gli dei rividero la parte migliore dell'uomo e così raccolsero le sabbie dentro la clessidra. No. Il pugnale fu affidato alla ragazza che salvò l'umanità, facendo di lei la prima guardiana. La lama del pugnale è la sola cosa che possa perforare la clessidra e rimuovere le sabbie del tempo. Ma il manico ne contiene solo un minuto. E se introducessi il pugnale nella clessidra e premessi il gioiello che fa da pulsante? La sabbia scorrerebbe all'infinito. E riavvolgeresti il tempo fino a quando vuoi? Sì, ma è una cosa proibita. Quando mio padre era giovane, Nizam gli salvò la vita a caccia. Un giorno i due principi braccavano una bellissima antilope, ma non sapevano che una leonessa braccava loro. Nizam salvò Sharaman. Mio padre ci narrò questa storia molte, molte volte. Non riesco a comprendere. Nizam vuole riavvolgere il tempo e disfare ciò che ha fatto. Non salvare mio padre, lasciarlo morire. Allora sarebbe re per tutta la vita. E i miei fratelli non verrebbero mai al mondo.